Ha tenuto bene il campo, secondo me. Loro viaggiavano, certo, certamente, però noi comunque siamo ripartiti bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, quindi niente da dire, una bella prestazione di squadra, diciamo. Quindi bravi loro, ma bravi anche noi, insomma. Abbiamo confermato che siamo una squadra bella, difficile da battere, diciamo. Anzi, oggi dal campo, a parte proprio la fine, ma non c'è mai stata la sensazione che anche se attaccavano noi eravamo sempre in partita, cioè potevamo fare gol da un momento all'altro, quindi è stato, cioè, siamo una squadra veramente difficile da affrontare, da migliorare sicuramente, però siamo in buon punto, diciamo, quindi continuare così sicuramente. Come si era messa la partita, dispiace perché mancava veramente poco e stavamo per vincere, un rigore un po' così, diciamolo così, per non fare polemica, che non mi piace di solito parlare degli arbitri, nel senso, io penso, faccio il giocatore e penso ai miei errori e penso a quello che ho fatto io. L'arbitro a volte gestione, non mi sento neanche di giudicare la prestazione dell'arbitro. Sì, purtroppo il calcio è bello anche per questo, insomma, perché fino a che l'arbitro non fa il triplice fischio si può mai dire niente. Purtroppo è la seconda volta che prendiamo gol all'ultimo respiro, vedo che succede anche alle altre squadre comunque, quindi si conferma un campionato dove non c'è niente di scontato e che tutte le cose bisogna sudarsele fino alla fine, però dai, abbiamo ribattuto colpo su colpo, una squadra forte e c'è da lavorare ancora, fare un passettino in avanti, ma è importante reagire dopo la sconfitta di domenica. Abbiamo reagito soffrendo, facendo qualcosa di buono, altri di meno buono, però insomma nel complesso sono orgoglioso dei miei ragazzi. Con queste regole dove uno deve correre con le braccia attaccate al corpo è sempre difficile, il fallo di mano c'è stato e è così il calcio, insomma. Dopo lo stava anche parando Alberto, è mancato poco, dai, e ci rifaremo per la prossima volta sicuramente. Il mestrino sta facendo un percorso che è iniziato l'anno scorso, che stiamo facendo il nostro meglio per stare lì in alto. È tutto domenica per domenica, insomma, dai, raggiamo domenica per domenica. Stiamo facendo un percorso, vedo che i ragazzi stanno crescendo pian pianino e comunque hanno molta volontà e questo, insomma, mi dà fiducia. La società ci è vicina, ci dà tutto quello che può, che questa categoria richiede, insomma, e quindi siamo fiduciosi per il proseguo. È stata una bella partita fino all'inizio, e si è visto che loro hanno un bel organico, una bella partita. Siamo stati bravi a partire subito col piede giusto, poi sono uscite anche le loro forze e sono riusciti a riprenderla, però noi ancora più bravi sul secondo tempo a rimetterci in careggiata e andarla a prendercela. E niente, il gol, peccato che sia stato rimontato all'ultimo secondo da un rigore che molto probabilmente non c'era, però il calcio è così purtroppo. Sì, ci sta, perché comunque stavi prendendo 2-1 fino al primo tempo, dopo vai 2-2, 3-2 e ti sfoghi, diciamo, anche perché comunque arrivavo da una settimana fermo, una settimana così e così, e quindi mi sono abbastanza sfogato. Lavoriamo ogni giorno per far sempre meglio, quindi dobbiamo continuare così e speriamo nel tempo di ricavarci quello che ci meritiamo e tutto l'impegno che ci mettiamo in allenamento e soprattutto continuare così insieme. Guarda, ha calciato, se lo calcia magari più angolato come di solito, ci arrivo, però vabbè, rigore è rigore, peccato perché al 90esimo, insomma, sai, se pari un rigore al 90esimo è bello e poi comunque portiamo a casa 3 punti, però insomma diciamo che alla fine è andata bene così, dai, lo stesso. Loro comunque sono partiti molto molto bene, noi non siamo partiti, diciamo, al 100%, infatti ci hanno messo sotto, poi però devo dire che siamo stati bravi a recuperarla e credo che tutto sommato, tralasciando l'episodio finale, che comunque vabbè sono episodi, e penso che comunque abbiamo fatto un'ottima partita. Ma noi affrontiamo ogni partita, diciamo, come se fosse la più importante, ed è giusto che noi facciamo così. Poi insomma alla fine tireremo una linea e vedremo il percorso che abbiamo fatto, però fino adesso, insomma, direi che stiamo facendo un buon percorso.